Presidente, oggi con i sindaci della Val Vibrata su una serie di tematiche, dalla sanità alla viabilità all'erosione, insomma richieste anche progettazioni da parte della Regione. Ci sono stati grandi investimenti da parte della Regione Abruzzo sul territorio della Val Vibrata, a cominciare dall'erosione, su cui abbiamo investito molti fondi, anche se non tutti gli interventi hanno avuto poi l'esito sperato, in particolare quello della spiaggia alimentazione di Alba Adriatica, però i progetti, stiamo modificando anche il piano di erosione della costa, intendiamo insistere, no? E attendiamo soltanto che il Fondo Sviluppo e Coesione Nazionale venga ripartito tra le regioni per farne una delle priorità e dare una soluzione definitiva a questo problema. Molto si sta facendo sulle strade, anche utilizzando i fondi del fondo complementare sisma del PNRR, dove siamo riusciti a far finanziare tratte importanti della pedemontana, della statale 81 da mettere a norma e, come dire, raddrizzare. Abbiamo oggi con il presidente della Regione Marche presentato il progetto definitivo del ponte ciclo pedonale tra San Benedetto del Tronto e Martin Sicuro. A questo si aggiungono i finanziamenti sempre ottenuti nella cabina di coordinamento sisma con il commissario Castelli per fare il ponte di Ancarano, per finanziare il Cotugge, i Monti Gemelli, 12 milioni, un finanziamento che questa montagna, questo comprensorio montano non aveva sostanzialmente mai visto e che permetterà quindi di fare una impiantistica di livello per permettere finalmente il definitivo anche decollo dell'economia del turismo montano, non soltanto invernale, perché poi gli impianti servono anche per il turismo estivo. Quindi insomma una serie di investimenti e di opere importanti sul sociale. Ricordo anche l'ex ospedale di Sant'Omè, l'ospedale antico, la casa di riposo che si è dovuta sgomberare, sulla quale non c'era nessuna possibilità di ottenere finanziamenti. Noi li abbiamo trovati nei fondi della ricostruzione, siamo riusciti a ottenere ben 10 milioni che permetteranno il restauro integrale di questo antico manufatto e la possibilità di riportarvi anche la casa di riposo, che in questo momento è stata accorpata a quella di Nereto. Altri interventi sono previsti per il PNRR sulla missione 6, quella relativa alla sanità, con le case di comunità che si faranno a Nereto, a Martinsicuro, con centri anche, altri centri a